Biological or chemical fallout, having a disaster kit ready will increase your family's chances of survival. In the case of nuclear or radiological fallout, people living around potential targets such as military bases and chemical plants may be advised to evacuate. Protection from radioactive fallout will require taking shelter in an underground area or in the middle of a large building. Fallout shelters can be any protected space where the walls and roof are thick and dense enough to absorb radiation. The more distance and time you put between you and the fallout particles, the better. After a radiological or nuclear fallout, you shouldn't leave your shelter until officials say so. The length of your stay can range from a day or two to 4 weeks, depending on the extent of the contamination. People who are allowed to come out of hiding may be evacuated to unaffected areas within a few days. Listen to your battery-powered radio for instructions and information concerning community services. Stay away from damaged areas and areas marked radiation hazard or hazmat. As with biological or chemical fallout, having a disaster kit ready will increase your family's chances of survival. In the case of nuclear or radiological fallout, people living around potential targets such as military bases and chemical plants may be advised to evacuate. Protection from radioactive fallout will require taking shelter in an underground area or in the middle of a large building. Fallout shelters can be any protected space where the walls and roof are thick and dense enough to absorb radiation. The more distance and time you put between you and the fallout particles, the better. After a radiological or nuclear fallout, you shouldn't leave your shelter until officials say so. The length of your stay can range from a day or two to 4 weeks, depending on the extent of the contamination. People who are allowed to come out of hiding may be evacuated to unaffected areas within a few days. Listen to your battery-powered radio for instructions and information concerning community services. Stay away. Eccoci. Vi ho fatto aspettare, ma sto cercando di risolvere anche un inconveniente su TikTok, dove siamo in diretta, ma non vedo i commenti, quindi è la volta buona che venite tutti su Twitch e ne parliamo su Twitch. Questo è quello che bisognerà fare. Comunque, sono già contento perché mantenere una promessa
mantenere una promessa su una live settimanale non può fare altro che rendermi contento. Ragazzi, voglio risolvere questa cosa voglio risolvere questa cosa dei commenti una volta per tutte. No, dai, dai, questa fa ridere. Questa che ti cambia lo sfondo è meravigliosa. Non mi serve. Non mi serve, quello che mi serve è abilitare i commenti. Boh. Ragazzi, non lo so, state assistendo in diretta. Scusami, Angelo Rizzelli, che è diventato membro numero 9 del team e non so come hai fatto. Mi dici se tu riesci a commentare? Oppure, se c'è qualcuno di voi che è collegato su TikTok, che riesce a venire su Twitch e mi dice che cazzo sta succedendo, perché non riesco a fare funzionare niente, mi dà una mano. Va bene, allora il multipiattaforma dovrebbe funzionare, cioè non siamo solo su Twitch e su TikTok, ma siamo anche su Facebook e non so se non mi fa commentare. Va bene, ok, togli il solo abbonati, ma io ci sono andato, Gigi. Ci sono andato sul solo abbonati. Adesso lo vorrei levare. Guarda, se io faccio commento, no, allora io sicuramente posso commentare. Se vado sulle impostazioni della live, impostazioni sui commenti, consenti commenti ed è attiva, quindi non c'è un'impostazione una volta che parte la live per modificare questa opzione. Mi sembra ovvio. Credo che sia colpa di questo subathon per la raccolta degli abbonati. Va bene, ragazzi, meglio così. Ci vediamo su TikTok. Rimaniamo aperti. Ciao Brando. E allora, in questa diretta iniziamo subito con una notizia. Io ho appena fatto un video che ho pubblicato, ho spammato ovunque su Instagram, su TikTok e anche su Twitter. Per quale motivo? Perché da un paio di giorni ho letto su alcuni giornali, quelli che diciamo alcuni comici, altri giornali seri, che prima hanno dato l'indiscrezione, c'è qualcosa che si muove a Genova. Sto parlando di David Rossi, per chi è interessato, per chi ha già visto il video che ho pubblicato, pazienza, se l'ascolta due volte la vicenda, ma è importante questa cosa. Perché è importante? Perché l'ANSA, io ho visto poco fa l'ANSA, agenzia ANSA, che ha riportato questo titolo. Ve lo leggo. Vi leggo l'ANSA, che è uscita a che ora? Non lo so, ANSA. Sto ricontrollando perché mi è arrivata prima la notifica. Vabbè, fa ridere. Comunque, la notizia è questa. Cioè la non notizia è questa, i giornali hanno dato ampio risalto al fatto che io sarei indagato a Genova per diffamazione, che è una cosa che sanno tutti, è una cosa che sanno tutti perché quando è successo che abbiamo saputo che eravamo stati denunciati dai magistrati di Siena una settimana dopo avere mandato in onda la famosa intervista all'ex sindaco Pierluigi Piccini, abbiamo in qualche modo detto a tutto il pubblico che ci segue: guardate che dopo avere mandato in onda quella intervista, a Genova sono stati aperti due fascicoli, uno contro di noi e uno senza indagati per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio. Questa cosa noi l'abbiamo. Vieni, vieni, vieni.
Questa cosa noi l'abbiamo. Lì Buonasera a siamo su tutti. Twitch, Facebook, vabbè, questo. Ovunque. Comunque, questo è l'ufficio. Tra 2 ore siamo in onda, ma siamo ancora qua a A lavorare lavorare. fino all'ultimo Quindi, voiceover. esatto, quindi magari tra un po' stacco l'audio perché facciamo delle correzioni. Quindi, se sentite dall'altra parte della scrivania Filippo Roma, che si incazza, che urla, c'è tutto In normale. realtà Antonietti ti ho dato una brutta notizia. Io me ne vado a fare un aperitivo e Ah, a ti lascio da solo, mi fare la spiace. diretta. Ah, quindi è finito. Io me ne Guarda tu che cosa non si vado. fa per Ciao amore del Antonino, pubblico. che è un grande, lui ama il pubblico, io pure, però me ne vado perché vado a fare un aperitivello con gli Vabbè, amici. vi raggiungo, dai, un'oretta. Sì, Io siamo là. prometto. Non diciamo dove, sennò poi vogliamo Per chi è a dire. Roma vogliamo dire dove? No, No, non diciamo perché no. No, non comunque, sono tutti no. amici al Non sono mondo. tutti amici al mondo. Va bene, quindi tra un'oretta, meno Dai, di un'ora vi ci raggiungo. Be becchiamo dopo allora. beato te, va bene, Saluto a ciao. te e ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, del fatto che io e il mio Sentiamo autore, sul serio, sì, io vi Antonino. raggiungo, fossi già indagato, l'abbiamo detto a tutti in Mondovisione, a diversi milioni di telespettatori, perché questa cosa l'abbiamo ribadita più e più volte, 6 anni fa, nel 2017. Quindi la cosa che mi ha molto sorpreso è leggere oggi sui giornali. Diciamo l'enfasi sulla sono indagate le iene. Perché mi ha molto sorpreso? Perché mi sarei aspettato dai giornalisti una riflessione, non su questo, ma una domanda per dire: ma come caspiterina è possibile che dal 2017 al 2023 ancora non si sono concluse le indagini preliminari? Parentesi, mentre io sto parlando con voi. L'avviso di conclusione delle indagini potrebbe essere, diciamo, prossimo alla firma, ok? Ma la domanda è: perché ci sono voluti stampa? Non chissà quale sofisticato reato difficile da perseguire. Mi sarei aspettato questa riflessione. Non mi sarei aspettato sicuramente da parte dei valorosi giornalisti che popolano le redazioni una riflessione più ampia. Su quanto è delicato il tema delle querele che ricevono i giornalisti da parte di magistrati. No, non mi sarei aspettato questo, ma vi provo a riassumere qual è la situazione. Se sei un giornalista e ti querela Pinco Pallino, andate davanti al giudice, ve la giocate. Vogliamo dire alla pari? Facciamo così, ve la giocate alla pari. Se tu sei un giornalista e scrivi o dici qualcosa che infastidisce un magistrato, attenzione, la situazione è più complessa, perché il magistrato che farà? Ti trascina in tribunale, ti trascina davanti a un suo collega e gli dice: guarda, ti ho portato Tizio, perché tu dichiari che Tizio ha superato il limite. E una volta dichiarato che ha superato il limite, perché tu, caro collega, che abbiamo fatto lo stesso concorso, caro collega, perché tu lo punisca. Ok, se per voi questa è una battaglia ad armi pari, va bene, io nonostante ciò mi fido della giustizia, non mi fido della qualità di un giornalismo che non si pone il tema di persone appese anni e anni e anni a indagini che non finiscono mai. Ok? Cioè, l'invito a comparire che arriva a ottobre del 2023 per me e per l'ex sindaco di Siena, per Luigi Piccini, non è che fosse un modo lecito, ma un modo per interrompere i termini di prescrizione? Perché che figura ci fa la Procura di Genova se ci mette talmente tanto tempo a chiudere le indagini che si prescrive un reato che i loro colleghi di Siena hanno chiesto di perseguire? Questa è la notizia che dà l'ANSA alle 18:24, quindi poco fa, 18:24, scusate, 24 ore fa, 18:24 del 23 ottobre. La Procura di Genova ha indagato e mandato gli inviti a comparire per interrogarli, e ora ne parliamo, all'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini e al giornalista delle Iene Antonino Monteleone. Anche qui informazione incompleta, è stato mandato anche ad altri questo invito a comparire, vabbè, ma sorvoliamo.
per l'intervista rubata in cui si parlava di festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi. Entrambi sono accusati di diffamazione. Precisazione, non è quello che ha dichiarato Pierluigi Piccini. Pierluigi Piccini ha dichiarato: ho saputo da una mia amica, il cui marito lavora nei servizi segreti, che le indagini su David Rossi potrebbero non essere state fatte con grande attenzione per evitare lo scoppio di una bomba morale. Qual era la bomba morale? L'esistenza di festini in alcune ville tra l'Aretino e il Senese. La domanda che fa retoricamente l'ex sindaco di Siena è: chi ci andava a questi festini? Chi ci andava a queste feste? Ci andavano politici di livello nazionale? Ma ci andava qualche magistrato? Ma ci andavano persone della banca? Ma si è fatto questa domanda. Ma perché questa domanda è importante? Ed è importante verificare, era importante verificare se questa informazione era vera o no, e le indagini della Procura di Genova, in qualche modo in realtà lo confermano, lo confermano. Perché è lecito o no in una democrazia chiedersi se la sola esistenza di un meccanismo del genere avrebbe anche potenzialmente potuto influenzare il corso delle indagini? Cioè la domanda fatta più brutalmente, visto che qua siamo tra pochi intimi, è: Banca Monte dei Paschi di Siena è andata a puttane, e spero che su questo siamo tutti d'accordo, nonostante siano stati assolti l'ex presidente Mussari e l'ex amministratore delegato Vigna, assolti, cioè la banca è andata a puttane, non sappiamo perché è andata a puttane, ma è sicuro che è andata a puttane. La domanda che si fa l'ex sindaco di Siena è: ci andava qualcun altro a puttane? Questa domanda è lecito porsela oppure no? È lecito oppure no farsi delle domande in Italia? Mi dicono che su Twitch si sente male, giusto? Si sente basso? Vogliamo sentire meglio? Alziamo il volume? Estac, visto che sei di Reggio Calabria, perché non ti interessi dell'inquinamento dovuto al traghettamento? Mi interesso così tanto all'inquinamento dovuto al traghettamento che sono favorevole a realizzare il ponte sullo stretto. Adesso si sente meglio, Brando? Vabbè, per me basso vuol dire male. Poco male. Cosa posso fare? Posso aumentare il guadagno? Sì, ma mi dite se adesso va meglio? Vabbè, c'è un po' di latenza sui commenti. Comunque, questo è... Ok, grazie Brando. Questo era uno dei temi che a me fa molto ridere. Cioè, riflettiamo. 6 anni, sei anni per chiudere un'indagine per diffamazione. Cioè, io dico... Eh sì, Estac, dovete dirlo al comitato No Ponte che vuole, diciamo, affogarvi nei fumi dei traghetti. Poi si sì, inquinerà pure la realizzazione del ponte, va bene, sì. Va bene, comunque, poi ne parliamo un'altra volta, poi ne parliamo un'altra volta. Questa sera tornano le Iene, il motivo di questa live poi a che serve? Serve per dirvi, c'è una puntata delle Iene questa sera. E dovrebbe andare in onda la seconda parte del servizio su Simone Mattarelli. Ora, si è creato, credo, diciamo, una guerra di commenti a seguito di quel servizio, perché è un ragazzo che muore impiccato al culmine di un inseguimento dei carabinieri. Qualcuno dice: ma state accusando per caso i carabinieri di averlo ammazzato, di averlo impiccato e di avere messo in scena un suicidio? No, diciamo però che è molto strano tutto quello che è successo in quella serata. Diciamo però che ci si sarebbe aspettati qualche verifica in più su quello che è successo quella sera. Nonostante ciò, nulla toglie al fatto che quello che ha stabilito la procura non sarà modificato. Simone Mattarelli si è suicidato perché il giudice, sulla base delle indagini svolte, ritiene che avesse assunto una quantità di cocaina tale
da indurlo al termine di un inseguimento durato tantissimo e nel corso del quale aveva chiamato addirittura il padre per dirgli: papà, raggiungimi, li ho fatti incazzare troppo, se mi prendono mi ammazzano. Dice il giudice, era talmente fatto di cocaina che pur di consegnarsi alle autorità ha preferito ammazzarsi. Può essere, e non è detto che il fatto che avesse entrambi i piedi a terra è l'indice di una messa in scena, perché si può commettere suicidio tramite impiccagione anche con i piedi a terra. Nessuno nega, diciamo, le evidenze scientifiche in materia medico-legale. Bene? Ok? Ci siamo? Quello che però è strano è, ad esempio, la posizione del nodo che c'era sulla cintura di Simone, che sarebbe stata utilizzata per commettere questo suicidio. Cioè, il medico legale e la procura vede le foto, fa l'autopsia e dice: ci troviamo di fronte a un impiccamento tipico incompleto. Ma in realtà l'impiccamento è atipico e incompleto. Atipico perché il nodo si trova davanti e non si trova dietro. Quando il nodo si trova dietro, l'impiccamento è tipico. Bene. L'altra cosa molto strana è che al culmine dell'inseguimento, la bodycam indossata da uno dei carabinieri viene spenta. E viene spenta in un modo che chi ha visto il servizio, non chi commenta senza vedere un cazzo, che poi è il grande problema di quest'epoca, cioè commentare articoli di giornale senza averli letti, commentare libri senza essere andati oltre la copertina, commentare intere trasmissioni televisive che durano 180 minuti senza averne visti nemmeno 3. Questo è il grande problema. Chi ha visto il servizio, chi ha visto il primo servizio su Simone Mattarelli, vede in maniera incontrovertibile che la bodycam viene spenta volontariamente. E non c'è una risposta, non c'è un perché. Non c'è un perché quella bodycam venga spenta. Di sicuro non si è scaricata la batteria, perché c'è un carabiniere che fa segno all'altro con un fischio e poi viene spenta. Bene. Dice Toxic Maggot: io da ignorante posso dire che in America esistono regolamenti interni delle forze dell'ordine. Che cazzo è successo? Allora, in questo momento TikTok ha bloccato la live con l'argomento suicidio e autolesionismo. Io questo non si può fare più cazzo, ragazzi. Allora, in questo momento accesso live revocato. Aiuto e assistenza. Se stai attraversando un momento difficile, ci piacerebbe aiutarti. Cioè, 2 settimane fa un ragazzo si è ammazzato in live, veramente andava bene. Ora io stavo parlando di David Rossi, stavo parlando di Simone Mattarelli, stavo parlando dell'impiccagione. Stavo parlando dell'impiccagione e qua c'ho accesso live revocato. Se stai attraversando un momento difficile, ci piacerebbe aiutarti. Stato dell'accesso live verrà ripristinato il 31 ottobre 23, cioè se avessi deciso di ammazzarmi, mi ammazzo il 24, ma poi dall'1 novembre puoi tornare online. Suicidio e autolesionismo. Vogliamo che TikTok sia un luogo in cui le persone possano discutere argomenti emotivamente complessi in modo sereno senza aumentare il rischio di danni. Non è consentito mostrare, promuovere o condividere progetti di suicidio o autolesionismo. Se tu o qualcuno che conosce avete avuto pensieri di suicidio o autolesionismo, esiste la possibilità di farsi aiutare. Questo è TikTok. Questo è TikTok, accetti la decisione? No. TikTok ha frainteso. Oh, grazie per il tuo feedback, presenta un ricorso, ma io come cazzo lo presento il ricorso? Ah, ecco qua, ricorso. Chiedi un'analisi, ma siete stupidi. Ma sono stupidi, ma sono stupidi. Ricorso presentato 24. Oh, signore. Va bene. Va bene, andiamo avanti. Andiamo, tanto qui comunque siamo in multipiattaforma, quindi va bene lo stesso. Certo, da TikTok eravamo un botto di gente, per carità, qua siamo 50, mi va benissimo.
ma su TikTok c'era un sacco di gente. Veramente, veramente assurdo. Ilaria, occhio ad ottenere rimproveri del genere che tolgo il canale. Ma se mi levano il canale perché io dico delle cose che sono più che legittime, ma io, cioè, ma che me frega? Cioè, io qua, cioè, la cosa che non capisce TikTok è che io gli sto fa un favore, perché poi tra 2 ore io vado in onda su Italia 1, cioè non so come dire, non me ne frega granché, sono qua perché mi piace un po' parlare a un pubblico un po' più giovane, capito? Non è che sono qua per... ed ad esempio, no, anche Mirella, TikTok ha rotto i coglioni, ma Twitch lo filtra. Ok, autorizzato il commento. Cioè, è tutto molto particolare. Cosa ne penso del canone Rai? Che abbiamo il canone più basso d'Europa, si può anche aumentare, visto che servono risorse alla Rai. Io più che abbassarlo, probabilmente è da aumentare. Ecco. Vabbè. Andrea, ma se continua così non ha senso. Cioè, ma oh, comunque riprendo il filo del discorso. Riprendo il filo del discorso perché la battaglia che c'è stata di commenti su Instagram che riguarda questa storia mi ha molto sorpreso. Perché c'era, diciamo, una parte di pubblico che era, vabbè, si era fatto di cocaina che morisse. Cioè, il fatto che è morto, impiccato uno dopo un inseguimento dei carabinieri per non essersi fermato all'alt. C'è una parte di gente, di pubblico, che a me fa abbastanza spavento, per cui vabbè, puoi anche morire. Cazzi, tu sei un drogato. Va bene, questa è una parte di pubblico. L'altra parte di pubblico dice: vergogna, diffamate le forze dell'ordine, i carabinieri. Dico, in mezzo a tutto questo, cosa c'è? C'è la denuncia di una famiglia. La denuncia della famiglia Mattarelli non ha la dignità, non ha la dignità per essere discussa e condivisa col pubblico della TV generalista. Secondo me quella dignità ce l'ha, ecco. Ma assurdo, ragazzi, questa cosa della live. Vabbè, fa ridere sto TikTok, fa poco ridere. Quindi se adesso faccio live mi dice: ah, non ci puoi andare in live, accesso live sospeso a partire dal giorno 31 ottobre alle 18:01. Cioè, ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma vero? Veramente. Comunque questa impostazione commenti solo abbonati, vi giuro, continuo a non vederla. Vabbè. Pazienza. Allora, Giada Miki 2005, aggiornamenti su Erba e il libro. Va bene, il libro, cosa fondamentale, quanti siamo? 43. Di questi 43 mi aspetto che tutti e 43 abbiate già fatto il pre-order, perché il pre-order è già disponibile su Amazon, ok? Parliamo di cose serie. Erba, edizioni PM, in libreria dal 14 novembre, ma il pre-order già si può fare. A cosa serve fare il pre-order? Significa averlo per primi, cioè averlo in consegna lo stesso giorno dell'uscita, senza dover muovere il culo e andare in libreria. Questa cosa fondamentale, soprattutto alla luce del fatto che successivamente faremo degli eventi di presenza e chi c'ha già la copia non dovrà fare la fila per acquistarlo in libreria e poi venire al firmacopie. Diciamo, si salta la fila del firmacopie per chi l'ha comprato nel pre-order. Anche, come dice Ponzio, un ottimo regalo di Natale. Toxic Maggot. Da ignorante posso dire che in America esistono regolamenti interni delle forze dell'ordine, non in tutti gli stati, dove c'è l'obbligo di mantenere accesa sempre la bodycam, quella che i carabinieri avevano. Ci sono delle punizioni interne o il licenziamento se un agente di polizia spegne la bodycam. Mi guardo su YouTube molti video che parlano di questi argomenti in inglese su canali di auditori del primo emendamento e la Costituzione americana. Sì, ma anche il regolamento delle nostre forze dell'ordine prevede che non vada spenta la bodycam. E allora il libro si intitola Erba. Se ci scrivete Erba Monteleone, sarà il primo risultato che trovate su Amazon ed è possibile
preordinarlo. Edizioni PM, si spera non di Genova, dice Mommo. Sono infatti scritto PM. Lo prendi come regalo di Natale, uno per te, un'altra regalala. Nel libro viene raccontato tutto quello che c'è da dire, Shaz. Qualcosa in più c'è perché nel libro ci sono alcuni retroscena che riguardano il lavoro che ho fatto alle Iene, come sono riuscito a intervistare delle persone, quali sono state alcune interlocuzioni che si sono svolte dietro le quinte tra me e il Ministero della Giustizia, in particolare tutto quello che noi abbiamo fatto nel tentativo di realizzare un'adeguata inchiesta giornalistica per risolvere il mistero delle intercettazioni sparite. Quindi c'è la pubblicazione per la prima volta di tutte le richieste che noi abbiamo fatto al Ministero, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alle aziende coinvolte, alla Procura di Como per chiedergli come mai sono sparite queste intercettazioni, come mai l'incarico era stato dato ad una particolare società, cosa c'era che non andava in quella società dal nostro punto di vista e secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione cosa non andava anche secondo la legge, quindi importante. Diciamo, molte cose le avrai già viste in TV, ma sai, un conto è vedere tanti servizi, un conto è leggere tutto d'un fiato le cose che abbiamo scoperto. Dark Nerd TV c'entra il punto, la bodycam serve a tutelare l'agente di polizia, che è quello che abbiamo detto settimana scorsa, quindi se vuoi tutelarti non la spengi. Bene, verrò anche a Torino. Per adesso la data del primo evento di presenza per il quale c'è anche da registrarsi perché è ad esaurimento posti è il BookTok, scusate, sì, il BookTok, vabbè, buonanotte, è il Book City di Milano. Book City di Milano, venerdì 17 novembre ci sarà la prima presentazione ufficiale, ci sarà anche l'ex magistrato Luca Palamara con me e Francesco Priano. Quindi per chi è a Milano, per chi ha modo di venire a Milano, per chi vuole venire, ha piacere di venire a Milano, venerdì 17 novembre ci vediamo al Book City. Questa è la notizia, diciamo, del primo evento di persona. Certo, mi fa girare un po' i coglioni questa cosa di TikTok. Vabbè, ma la devo superare. La devo superare. Quindi, per chi vuole. sì, no, per chi volesse invece saperne di più sulla storia di Simone Mattarelli, dalle 21:10 su Italia 1, una lunga e ricca puntata, e a un certo punto della serata. E a un certo punto della serata ci sarà anche il mio servizio sul caso di Simone Mattarelli. Ci sarò io, sì, Mirella, a Milano il 17 novembre ci sarò assolutamente. Ciao Ponzio. Anche per me. Questa live di TikTok, vabbè, adesso lanciamo la live su Instagram, dai, facciamo così, lanciamo anche una live su Instagram. Asintomatico, ma quali sono i sintomi, Dark? Dici rimani asintomatico? Che storia, che storia. Poi fai il ricorso 24 ore. Quindi questi usano, no? Usano un motore per trovare parole, suicidio, impiccagione, impiccamento. Che cazzo. Il motivo della sospensione del canale. Ma non mi hanno sospeso il canale. My Easy ID. Non mi hanno sospeso il canale. Mi hanno come dire, interdetto, inibito la possibilità di andare live, che è una roba demenziale, no?
Ovviamente sono corsi ai ripari, perché sono corsi ai ripari? Perché è successo il patatrac la settimana scorsa di quel povero ragazzo di Bologna che dopo essere stato falsamente accusato di pedofilia, una cosa fuori dal mondo, ha fatto la diretta su TikTok e si è tolto la vita. Ora, questi coglioni di TikTok, questi grandi coglioni di TikTok, si può dire. Sì, mi hanno sospeso solo la live. No, ma la cosa bella è che me l'hanno sospesa per una settimana. Quindi dice: se stai vivendo un brutto momento, chiama il centro assistenza. Tra una settimana puoi tornare a fare una live. Cioè, ma di che? Mirella 74 è il Book City di Milano. Se cerchi Book City, troverai luogo, dettagli, orari. Dovrebbe anche esserci stata una conferenza stampa oggi. Adesso vedo se c'è il vedo se c'è se hanno aggiornato il sito con il programma completo, perché va dal quando inizia il 15 novembre, boh. Mi pare sì, dal 13 al 19 novembre. Scarica programma in PDF. Guarda, ti metto il link. Ti metto il link qui. Se mi invitano, lo facciamo anche a Como. Lo facciamo a Como, lo facciamo anche a Erba. Proprio senza problemi. Lo facciamo anche in tribunale a Como. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se sul programma c'è qualcosa. Allora, ma dovrebbe essere al teatro, sì, al Teatro Menotti. Credo proprio al Teatro Menotti. Sto guardando il programma adesso perché io non l'ho letto. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Vediamo un po'. Io adesso sto vedendo se è già inserita proprio la scheda di presentazione del libro. Sto guardando con voi, scusate. No, mi sa che ancora non c'è. Che ci sono tanti eventi in contemporanea, anche allo stesso orario. Quindi, insomma. Naturalisti, la poesia, il menù della poesia, il menù della poesia. No, mi sa che ancora non c'è. Però, vabbè, la data ve la potete già segnare, poi insomma sui social faremo un po' di promozione. Ah no, eccolo qua. Eccolo qua, Teatro Menotti Perego, ore 17:30. Eccoci qua. Quindi, Teatro Menotti Perego, 17:30 del 17 novembre. Vi metto il link. Andrea Rosu, il libro è 240 pagine, niente di.
In una chat di gioco una volta ho scritto Emily Dickinson e mi hanno bloccato il messaggio perché nel cognome c'è la parola Dick. Ti rendi conto? Dice Brando. No, ti rendi conto che ti ha bloccato anche Twitch? Devo consentire, eccolo qua. Pam, consentito. ragazzi, caro mio. Brutti tempi proprio di merda, eh. Tempi brutti. Va bene, andiamo, vediamo se mi bloccano anche Instagram. Vediamo che succede, dai. Facciamoci bloccare pure su Instagram. Perché? Perché no? Ma perché sto registrando questo? Perché non farsi bloccare anche su Instagram? Perché? Perché non farsi bannare anche su Instagram? Vediamo se si collega qualcuno qui su Instagram. Allora, lo scopo dichiarato di questa live è fare quello che ho appena fatto su TikTok, cioè farmi bannare. Cioè, TikTok ha chiuso, ha chiuso la live e mi ha mandato un messaggio con il quale mi dice: Antonino, tutto bene? Stai pensando di suicidarti? E io ho detto: No, cazzo, non sto pensando di suicidarmi. Il tuo accesso alla live, dice TikTok, verrà ripristinato tra una settimana. Ma cosa è successo? Di cosa stavo parlando? Siamo ovviamente collegati anche su Twitch, siamo in diretta su Twitch, in realtà su Facebook, su YouTube, eccetera, ma eravamo in diretta su TikTok, c'era tantissima gente collegata e stavo parlando di due cose. Prima stavamo parlando di David Rossi, senza pronunci di omicidio, eccetera, adesso abbia indotto le piattaforme a un'attenzione massima, soprattutto TikTok, perché la settimana scorsa un ragazzo si è tolto la vita in una live. Bene, è una cosa drammatica. Però si passa dalle cose drammatiche, purtroppo, al grottesco. Si passa al grottesco perché dopo aver parlato di David Rossi, io stavo parlando di quello che succederà questa sera alle Iene, sono le 19:20, tra meno di 2 ore sono in onda le Iene, stavo raccontando i contenuti del servizio di questa sera, perché questa sera andrà in onda la seconda parte del pezzo su Simone Mattarelli. E Simone Mattarelli che cos'è? È quello che è ufficialmente, secondo le indagini della procura del tribù indagini della procura, decisione del tribunale di Busto Arsizio, un suicidio tramite impiccagione di un ragazzo che viene inseguito dai carabinieri nel corso della notte del 2-3 gennaio 2021. L'inseguimento finisce senza che Simone venga catturato, nonostante ci fosse il coprifuoco e quindi le strade fossero sgombre, e soprattutto che a questo inseguimento, soprattutto nonostante il fatto che a questo inseguimento partecipassero 7 gazzelle dei carabinieri, quindi 14 militari di equipaggio, non riescono a trovarlo. Il giorno dopo Simone verrà ritrovato impiccato. Ho spiegato quali sono i dubbi della famiglia, stavamo spiegando in live quali erano i dubbi della famiglia e anche il fatto che mi dispiace che qui su a tutti i costi andare contro i militari dell'Arma dei Carabinieri che sono intervenuti quel pomeriggio, niente di più lontano dal vero se non fosse che delle cose strane sono successe ed è il nostro pieno diritto per noi raccontarle, nostro dovere raccontarle, vostro pieno diritto poterle ascoltare in televisione. Nel mezzo di questa live su TikTok, pam! Interrotte le trasmissioni perché suicidio o autolesionismo. Una cosa abbastanza incredibile. Ma ve lo faccio vedere. Adesso vi faccio vedere che cosa ha fatto. Che cosa ha fatto TikTok? Dovrebbe esserci la possibilità di mettere un'immagine di background, no? Ma non c'era? Vabbè. Non c'è. Non, cioè, secondo me c'è, sono io che non sono capace. Secondo me c'è, ma io non sono capace.
Vabbè, pazienza, c'ho mille filtri, non vorrei fare qualche stupidaggine coi filtri. Quindi, siccome continua la trasmissione live, continua su Twitch, chi ce l'ha Twitch? Qualcuno di voi ce l'ha? Se qualcuno vuole venire su, Veronica Cucco, non sei influencer, grazie al cazzo, lo so già. Orazio, Le Iene in TV questa sera. Grazie Veronica che mi ha ricordato che non sono influencer. Grazie. Perché io ogni tanto cioè sono confuso ogni tanto, ma ti assicuro non su questo argomento. Sono pieno di dubbi. Prossimo servizio su TikTok, spaccali. Vabbè. Ma Toxic, sai, costa un botto un inseguimento con l'elicottero. Un grande. Costa un po' tanto. Costa troppi soldini. Lo so, lo so. Va bene, ragazzi. Orazio, ti ringrazio. Veronica, lo so che scherzavi anch'io. Ci vediamo tra. Non lo so, 21. 21 e 10 su Italia 1, seconda parte dell'inchiesta sulla morte di Simone Mattarelli. Ciao Angelo, per chi vuole continuare la conversazione, per qualche minuto, direi forse qualcosa in più, siamo su Twitch, su Facebook, forse anche su YouTube. Se questi truffatori di Streamlabs non mi hanno truffato, ci vediamo lì. Ci vediamo su Twitch. Va bene? Ciao ragazzi. Non usate TikTok se dovete parlare di cose serie perché vi bannano. Il canale Twitch è facile, Antonino Monteleone, Antonino underscore Monteleone. Ci vediamo su Twitch. Ciao. Eccoci qua. Querelina da Streamlabs. Ma mi querelassero questi coglioni. Farabutti. Ha detto compra Streamlabs per fare il multistream. Su TikTok non puoi fare il multistream finché TikTok non ti dà la chiave di streaming e non te la dà. Poi adesso figurati. Twitter non è in grado perché gli ho dato la mia chiave streaming di Twitter, faccio e non va. Quindi che cazzo l'ho pagato a fare Streamlab Ultra? Non lo so, solo perché ho soldi da buttare. Vediamo se funziona invece. Vediamo se funziona invece YouTube. Cioè, su YouTube siamo live o non siamo live? Non so se qualcuno può controllare. Infatti, questo streaming si chiamerà per sempre prove tecniche di trasmissione. Questo me lo posso levare, non serve più. Via, via anche questo. Telefono da qua non serve più. Posso anche togliere il non disturbare. Qua mi invitano a andare a fare l'aperitivo, è tutto. Scusate, rispondo a qualche messaggio. Il più dovrebbe essere fatto per questa sera. Allora, YouTube. Forse siamo live. Forse siamo live su YouTube anche. Beh, dai. Sì, allora saluto i due spettatori che sono su YouTube. Grazie per la fiducia. Siamo pochi, ma pevole, no?
non è per niente vietato. Anzi, come ho detto l'altra volta, io lavoro a un programma che ha sostenuto l'innocenza di Chico Forti, lo ha fatto un collega che stimo molto, che ho delle storie che tratto anche su quelle che non tratto, perché richiederebbe uno sforzo, ma soprattutto un investimento in termini di tempo che non ho. Quando farò una mia trasmissione, vi assicuro che avrò piena cognizione di tutto ciò che va in onda, ma in questo momento mi limito a fare di essere uno degli inviati del programma, quindi cerco di stare attento a ciò che seguo io, ma l'altra volta ho detto in maniera molto chiara e molto esplicita che io vorrei che in Italia, nel dibattito pubblico, fossimo tutti un po' più tranquillini. Cioè, che significa? Che tutte le opinioni hanno pari dignità. Cioè, non è che se uno dice Chico Forti è innocente, e vi spiego perché vale più o vale meno di uno che dice Chico Forti è colpevole e vi spiego perché. Sto usando Chico Forti perché è un tema rispetto al quale ho molto distacco. Cioè, per me, anche chi dice Rose e Olindo sono colpevoli, non è che io dico taci, tappati la bocca, ovviamente non posso dirlo perché ci sono delle sentenze di condanna, per carità. Quello che però io vorrei, per cui mi voglio battere, lo sto cercando di dire a tutti i miei colleghi giornalisti, quelli con i quali ho rapporti, diciamo, amicali, anche intensi, è che ci dobbiamo fare promotori, non lo so, di un grande convegno, una grande assemblea pubblica, per rasserenare il dibattito su certe questioni. Cioè, dove non si tratta di questioni a carattere squisitamente e strettamente scientifico, cioè non voglio fare una convention per dire che 2 per 2 potrebbe fare 5, perché 2 per 2 fa sempre 4, ma che sugli argomenti, sulle scienze sociali, no? Bisognerebbe essere tutti un po' tranquilli, un po' rilassati. Ho letto che ad Andrea Lombardi hanno scritto minacce di morte, insulti di ogni fatta, perché è andato in Florida, perché sostiene che Chico Forti è colpevole. Ma perché? Ma perché lui non ha il diritto di, a parità di fatti, cioè a parità di circostanze, a parità di bagaglio informativo, sostenere qualcosa di diverso da me, dico da me, dico da, dagli altri? Ma perché no? Invece c'è questa cultura del cazzo, di merda, per cui c'è sempre qualcuno che vuole tappare la bocca di un altro. Io lo trovo inaccettabile, lo trovo inaccettabile. Al contrario, io penso che tutti possano parlare, poi si possa intervenire. Io sento Andrea Lombardi che dice una cosa che trovo non vera, la smentisco, prendo i documenti che la smentiscono e li offro al pubblico. Non devo dire Andrea Lombardi è uno stronzo. Come? Non c'è bisogno di dire Monteleone è uno stronzo perché dice che Rose e Olindo sono innocenti e invece secondo me sono colpevoli. C'è sempre, no? Io quello che è un tema molto, molto delicato che mi appassiona tanto, questo della libertà di poter dibattere di questioni anche delicate, quando, ripeto, quando non è la terra piatta. Sulla terra piatta non c'è dibattito, la terra piatta è una cazzata, i terrapiattisti sono, nella migliore delle ipotesi, dei coglioni. Nella migliore delle ipotesi, dei coglioni. Ma farà il servizio alle Iene sul caso del video rimosso da YouTube da Andrea Lombardi su David Rossi? C'è di peggio? Ci abbiamo pensato. Ci siamo confrontati. Se mi invitano a quarto grado, accetto. Ma certo che accetto. Se mi invitano ovunque, cioè sulla questione strage di Erba, mi possono invitare. Anzi, vorrei essere invitato ovunque a confrontarmi con tutti quelli che sostengono la colpevolezza, ma poi interrogati sulle singole questioni sono un po' così, sguarniti. Io li adesso ho deciso che li chiamo gli sguarniti. Cioè affrontano un argomento, però usano, sono claudicanti, ok? Questo è un po', quindi ovunque, 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 tutti.
questi espertoni delle sentenze, 1-1, 5 contro 1, 10 contro 1, non c'è problema. Se mi, purché mi facciano parlare, ecco. Bah, guarda, ci sono delle intercettazioni. Vabbè, ma va bene, vabbè, che pena, che fanno bene, ma loro fanno bene a sostenere con tutti i mezzi che hanno, e che potrebbero sostenere questa crociata per la colpevolezza. Cioè, chi vuole sostenere che Rose e Olindo sono colpevoli ha veramente degli elementi di fatto che può utilizzare e offrire all'opinione pubblica. Tutti questi elementi di fatto sono fuori dal perimetro delle motivazioni dei giudici. Questo è importante da dire. Cioè, c'è la portata principale e c'è il contorno. La portata principale è avariata. Il contorno, qualcosina si può mangiare, ma io dico, se togli il contorno non resta niente. Se togli il contorno non c'è niente di buono da mangiare a cena. E questa è la riflessione. Certo, Underdog V82, il tema è quello, dobbiamo avere lo stesso patrimonio informativo, cioè dobbiamo sapere le stesse cose e essere d'accordo sui fatti, non è che i fatti, cioè ognuno ha i suoi fatti, i fatti sono fatti, poi ognuno ha la sua opinione e ognuno ha diritto di avere la sua opinione, quello che dovrebbe essere un po', come dire, rigettato dall'opinione pubblica è questa divisione in tifoserie. Questo è il tema. Chi è che si riempie la bocca senza sapere che David Rossi si è suicidato? Non ho capito a chi vi riferivate in live. Ho cercato su Google, ma non ho trovato la risposta. Shari Farina. Non ho capito bene la tua domanda. Il tema era un altro. Comunque, il tema era un altro. Era proprio un altro il tema. Poi sul fatto che David Rossi sia sicuramente suicidato, io, a me resta sempre il dubbio, poi tutto può essere, ma a me un po' il dubbio resta. Guntank, in televisione non viene mai intervistato nessun colpevolista su Chicco Forti, parlano solo gli innocentisti. È un caso curioso. Beh, se te lo devo dire, se te lo dico è un po' curioso, io so anche il perché. Io so anche il perché. Perché Chicco Forti è negli Stati Uniti, perché Chicco Forti ha ucciso il figlio di un personaggio che tra l'altro è anche morto, che è Tony Pike, molto controverso, perché sono passati tanti anni e quindi c'è proprio una disponibilità dell'opinione pubblica attraverso la quale serpeggia questo anche sentimento di anti-americanismo, per cui l'Italia. Riconosco che la narrazione attecchisce meglio. Poi io so che ci sono elementi, ho visto da spettatore i solidi elementi a sostegno dell'innocenza, so che c'è anche chi sostiene la colpevolezza. Va bene, parliamone. Quello che io dico è che Chicco Forti potrebbe scontare la pena in Italia, un cittadino italiano. Noi siamo un alleato degli Stati Uniti d'America, può venire in Italia, una volta che in Italia, avendo scontato quasi 30 anni, sai, per le leggi italiane, dopo 30 anni, anche con l'ergastolo, sei fuori. Io trovo che abbia pagato il suo prezzo con la giustizia. Anche sulle piattaforme social, tutti sostengono. Ma va bene, cioè, ci sta che una maggioranza di opinione pubblica sia una direzione più che un'altra, non è che l'opinione pubblica deve essere sempre divisa al 50%. Ok, no, rifatto il processo in Italia, no. Cioè, in linea teorica sì, in realtà, perché i reati commessi dai cittadini italiani che sono reato in Italia, anche se commesso all'estero, sei sottoposto alla giurisdizione italiana, ma avendo subito il processo nella giurisdizione straniera, ripetere il processo in Italia, credo di no. Shari, io aspetta, no, mi sono perso la domanda di Verok.
No, l'ho capito, vero? L'ho capito, Veronica, quello che intendevi. Ho cazzeggiato, ma non si è capito che cazzeggiavo, scusami. Ma io perché non posso vedere? Vabbè. Vabbè. Chissà cosa succede adesso. Chissà cosa succede adesso su TikTok. Mi fa troppo ridere. Mi fa troppo ridere. Ragazzi! Abbiamo esaminato il tuo ricorso e ripristinato il tuo accesso live. Ragazzi! Ragazzi! Guardate! Guardate, si vede, no, perché qua c'è un fuoco particolare, le luci, comunque, ricorso approvato, TikTok. Vabbè, comunque mi sto facendo gli screenshot di queste cose. Ritorniamo live su TikTok. Se lo merita TikTok, che gli facciamo fare i soldi a TikTok, solo se riesco ad attivare, solo se riesco ad attivare i commenti. Dai. Che se no, però come caspiterina si fa? Aggiungi un obiettivo. Scusate. Io voglio attivare i commenti, ma non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Impostazione. Moderatori, chi sono? L'hanno proprio, regali live, impostazione sui commenti, consenti commenti, filtra i commenti, commenti potenzialmente scortesi, commenti segnalati dalla community. Qualcuno sa come sistemo questa cosa su TikTok? Amici di Twitch. Vediamo. Già da Miki 2005, certo che sì. Certo che sì, ma Inside torna adesso all'inizio di novembre. Solo gli abbonati possono commentare. No, cazzo, adesso mi è apparso come warning. Porca miseria, non si può togliere questa impostazione. Ma perché? Vabbè, amici TikTok, abbonatevi. È così, ormai si paga tutto, ragazzi. Ormai è così. Siamo tornati su TikTok perché ci avevano sospesi. Pazz, Shari, io non sono un poco boomer. Io sono completamente boomer. E me ne vanto, e me ne vanto. Allora, ragazzi, TikTok, amici di TikTok. Amici di TikTok, prima la nostra live si è interrotta. Si è interrotta, io adesso ho sganciato il microfono, adesso devo rimettere il microfonino che mi sono dimenticato di attaccare. Eccolo qua, microfonino. Perché si è interrotta la live prima? Si è interrotta la live prima perché TikTok è un po' strano. Cioè, vi stavo raccontando il servizio che questa sera andrà in onda alle Iene, ma siccome conteneva una parola che non si può pronunciare, una parola che non si può pronunciare perché la settimana scorsa su TikTok qualcuno, proprio per questa parola che non si può pronunciare, ha fatto una cosa che non va fatta. È successa una tragedia, una catastrofe. Adesso TikTok sta sull'allerta
e blocca tutti i contenuti che possono avere qualcosa a che fare con quella brutta parola che non vi posso dire perché non voglio mandare questo algoritmo in tilt. Però capite che se durante una live c'è un sistema automatizzato che traccia, monitora certe parole chiave e all'improvviso strappa via il tuo diritto, la tua connessione, così, senza un controllo fisico vero, perché poi mi è stato consentito di fare ricorso, devo dire, in mezz'oretta il ricorso è stato accolto. Chi vuole commentare su TikTok si deve abbonare. Ma siccome non è obbligatorio abbonarsi, io non voglio che vi abboniate per commentare, ma che vi abboniate solo se questa cosa vi fa piacere, se potete farla. Chi vuole commentare, e io rispondo nel limite delle persone poche che ci sono su Twitch, può venire su Twitch. Twitch.tv/Antonino_Monteleone. Certo, se venite tutti e 300 e 200 quanti siamo, forse non riesco a rispondere a tutti, ma vado avanti. Vado avanti per dire cosa? Per dire che nel servizio di questa sera proviamo a spiegare come stanno un po' le cose nella vicenda del povero Simone Mattarelli. Pensiamo che la denuncia della famiglia abbia la dignità per essere riportata al pubblico del programma e che la forma, adesso ne parliamo, Shari, e che la forma che abbiamo utilizzato se fosse una forma assolutamente lecita e legittima. Dice Shari Farina, pensa che ora Giuliano Amato, 85 anni, è a capo della commissione algoritmi italiana. Peggio! Non degli algoritmi, della commissione che dovrà sovrintendere l'intelligenza artificiale, cioè nel Regno Unito a capo di un organismo simile, non proprio lo stesso, hanno messo un ragazzo di 38 anni, ingegnere informatico, PhD, ricercatore, nome noto nel mondo per la qualità della sua ricerca. In Italia, Giuliano Amato, 85 anni, che ha sicuramente delle competenze in materia giuridica, è stato presidente della Corte Costituzionale, in materia politica è stato presidente del Consiglio dei Ministri. Ve lo dico, Il cervello gli funziona, gli gira molto meglio di persone che hanno 20, 30, 40 anni meno di lui, per carità. Io non so se vi è mai capitato di vederlo in conferenza stampa. Cioè, Giuliano Amato c'è. Mi viene difficile credere che l'intelligenza artificiale sia un argomento la cui complessità innegabile sia alla portata della sua formazione di una vita. È questo il tema. Ciao Alfonso. Il tema non è che uno, ah, oddio, Giuliano Amato non può. Giuliano Amato può fare molte cose, può contribuire in molti modi al paese con la sua esperienza, con la sua cultura. Guarda che mi tocca parlare bene di Giuliano Amato. Però, cazzo, l'intelligenza artificiale, dai, è una cosa. Non ci capisce niente troppa gente anche con delle competenze, cioè non ci capisce niente. Comunque, serve tanta competenza per occuparsi al massimo livello di intelligenza artificiale. Sicuramente, ragione Dark Nerd, Amato rappresenta appieno una società che sta dietro di 20 anni rispetto alle altre. Ma una volta c'erano 5 abbonati su sto TikTok che potevano commentare. Qua dice scorri verso destra per filtrare i commenti, ma io qua non filtro niente. Boh, vai a capire. Ma ogni tanto si impalla. Ma che vuol dire 10.000 membri? Madò, cose strane. Vabbè, mi impegno a disattiverò gli abbonamenti su TikTok. No, scherzo, non li disattivo. Ci vediamo su Twitch. Ma non era solo in uso in ambito giuridico il suo ruolo nella commissione Enzuone. Io non ho letto questo, almeno leggendo non è quello che ho capito, anzi, lui sovrintende un organismo che avrà anche delle competenze giuridiche, ma
abbisogna di un vertice che sia un po' più tecnico, di un vertice che sia un po' più tecnico. E questo è il tema, eh. Sì, poi l'altra cosa, va in pensione, cioè basta, Giuliano. Grazie, Giuliano, per tutto quello che... Presidente, onorevole professor Giuliano Amato, grazie per il tuo servizio al paese, ma adesso goditi il meritato riposo. Cioè, il tema è questo, anche qua. C'hai dei nipotini, c'hai dei figli, goditi tutti i prossimi anni a venire. Poi capisco, c'è gente che ha un'energia dentro, che lavora da una vita, che se smette di lavorare si spegne. È vero, lo riconosco, va bene. Però Giulianone, fai altro, non è che ti dico di fermarti, ma lascia un po' di spazio anche agli altri, lasciaci un pezzetto della torta, lasciaci qualcosa, Giuliano. No? XandraStarix03, grazie. Proprio per quello che continua a lavorare, detto Savo, hai ragione. Sì, immagino, sai, però, mentre io sono costretto a lavorare fino a 80 anni, mentre io sono costretto a lavorare fino a 80 anni perché la pensione me la sogno, ok? Quindi io finché campo devo lavorare. Ma lui no, prende 20, 30, 40 mila euro al mese di pensione, dico, ma ritirati, ok? Io devo lavorare per sempre, quindi morirò lavorando. Nel caso di Giulianone, cazzo, goditela, gioca a tennis. Io se potessi andrei tutte le mattine a giocare a tennis. Ale Arlati, ciao Antonino, mi saluti? Certo che ti saluto, ti seguo sempre con piacere, disattiva abbonati su TikTok, lol. Non me lo fa fare, non so come si fa. Se c'è un esperto di TikTok che mi vuole scrivere su Twitch come si disattiva, ma io quando ho fatto partire la live mi diceva i commenti sono disattivati. Ho cercato nelle impostazioni e niente. Non... Cos'è questa? Questa? Un'ottica per una telecamera. Giulianone non molla. No. Tommy, che dici? Al sor Giuliano hai rotto. Fa il nonno, lascia due spiccioli, sì. Vabbè. Certo, chi non vorrebbe? Volevo chiedere, ma qual è stato l'ultimo caso che avete seguito e quali reazioni avete ricevuto? Guarda, Alexandra, era l'argomento per cui prima si è interrotta la live su TikTok, quindi no, non tornerò sull'argomento. Il caso di Simone Mattarelli, ci tornerò forse questa sera, dico forse perché c'è una cosa che molti non sanno. Dark, scusami, la mia... No, ma che sto sorvolando? Qual è la domanda di Dark? Può collezionare francobolli? Qual è la domanda che mi hai fatto, Dark? Qual è? Ah, sulla questione che ci sono determinati giornalisti conduttori che portano avanti determinate tesi che sono prive di ogni fondamento per dare manforte a qualche magistrato. Che ne penso? Ma no, io la penso esattamente come te. Cioè, tu hai fatto una domanda che in realtà è un'affermazione, quindi la riformulo e ti spiego perché sono d'accordo con te. Ci sono giornalisti conduttori che portano avanti determinate tesi, virgola, prive di fondamento, virgola, per dare manforte a qualche magistrato. Punto. Perché? Perché l'opinione pubblica ha bisogno del colpevole a tutti i costi. Quindi la tua non è una domanda, è un'affermazione che condivido al 100%. Cioè, esiste. Allora, facciamo un ragionamento. Per chi è su TikTok, questa è una cosa importante. Magari non ve ne frega un cazzo, ma magari sì. Per quale motivo tutti gli italiani hanno un atteggiamento sbilanciato nei confronti della magistratura, dell'autorità giudiziaria? Cioè, è molto alto l'indice fi di fiducia ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così, ma i giornali in generale
raramente mettono in discussione indagini e sentenze, per un motivo molto semplice, perché c'è uno scambio, esiste uno scambio, come la possiamo chiamare? Una corrispondenza di amorosi sensi tra i giornali e le procure. In cosa consiste lo scambio? Lo scambio consiste in questo: tu giornalista ti prendi le carte, ti prendi gli atti, che significa che tu poi puoi farcire il tuo giornale con informazioni dettagliate, anche private, di persone alcune volte nemmeno coinvolte nelle indagini. E questo ti consentirà di vendere più copie in edicola, fare più ascolti in radio e TV e vendere più libri, ok? Purché tu riporti in maniera fedele quello che abbiamo scritto noi giudici, noi polizia giudiziaria. In cambio ti do qualcosa, in cambio ti do qualcosa. Che cos'è il qualcosa? È l'immunità. I giornalisti godono dell'immunità tutte le volte che scrivono un articolo che riporta, tra virgolette, a errori di fatto, perché la giurisprudenza italiana ha ormai stabilito che in capo al giornalista non esiste alcun obbligo di verifica se riporta qualcosa che è contenuto all'interno di atti giudiziari, non le sentenze, qualunque cosa, sentenze, ordinanze cautelari, richieste del pubblico ministero, addirittura informative di polizia giudiziaria. Se è scritto lì, si può pubblicare. E questo è lo scambio. Per cui non c'è nessuno che fa lo sforzo di mettere in discussione quello che fa la magistratura. È chiaro questo passaggio. Cioè, voi questa cosa la sapevate? Ne siete consapevoli? Sapete quale impatto ha sulla qualità della democrazia una cosa del genere? Ve lo dico io, un impatto devastante. No, ma è così a norma di legge. È così a norma di legge, a norma di giurisprudenza. È possibile dire bugie, scrivere bugie sui giornali senza risponderne se quella bugia l'ha scritta un magistrato? Sintesi estrema, ma vi fa capire il concetto. Ma non vi sembra esagerata questa cosa? Non vi sembra fuori da ogni grazia di Dio questa cosa? A me sì. Cioè, godrei molto se domani il governo X stabilisse: sai che c'è, giornalisti? Bisogna verificare sempre tutto, anche quello che è scritto negli atti che vengono da l'autorità giudiziaria. Rischi anche tu, perché è chiaro che il magistrato deve essere immune per le sue ipotesi, deve essere garantito alla legge. Ma tu, giornalista, devi fare attenzione. Questo darebbe dignità al mestiere. Farebbe uscire dal torpore e dalla pigrizia quei giornalisti che non possono più passare le giornate dietro il desk, ma devono muovere il culo, andare a vedere come stanno veramente le cose, non affidarsi alle veline che arrivano dalla procura, dalla caserma dei carabinieri o della guardia di finanza o della polizia, e fare il loro mestiere. Godrei, cioè, se si ripartisse tutti così da zero, come dice Marrakesh, se si ripartisse da zero, godrei. E cazzo, sì. E allora vediamo come si fa questo lavoro. Vediamo come si tratta la gente normale, gli sfigati che non sono i politici o grandi potentati economici. Se l'intercettazione è scritta lì, io la riporto, perché se era scritta lì era di interesse pubblico, e perché è scritta lì io non ne rispondo. È questa la situazione di oggi. Questa situazione fa vomitare. Provocazione. Quanto tempo ci metteresti per scrivere un pezzo dovendo verificare tutto? Bravo, bravo Michele, hai centrato il punto. Hai centrato il punto. Bisognerebbe scrivere degli articoli, però si possono scrivere. Semplicemente si dubita un po' di più. Si sottolinea che quella è solo l'ipotesi dell'accusa. Non si attribuisce il reato, non si vende un reato come accertato, perché
una conversazione telefonica carpita, non sappiamo se si cazzeggiava oppure no, avrebbe dato in qualche modo la suggestione del fatto che il reato potrebbe essere stato effettivamente commesso. Quindi non credo che non andrebbero i giornali in edicola, semplicemente ci sarebbero articoli meno assertivi, sicuramente ci sarebbero meno pubblici ministeri superstar. Sicuramente ci sarebbe un trattamento equo da parte della stampa, che è il quarto potere, nei confronti di tutti e tre i poteri dello Stato, esecutivo, legislativo e giudiziario, che oggi non c'è, perché di questi tre poteri uno è trattato con i guanti. Quale? Quale? Aumentare l'audio? Sì, si può, eccolo. Pam. Va bene così? Meglio? Diciamo così, va meglio così? Meglio. Abbiamo alzato un po' il volume, non troppo però. Non troppo, non troppo, non troppo. Twitch Blue Eyes, ora va bene? Ok, quindi vi ho spiegato qual è un problema italiano. Se qualcuno, Mirella adesso te lo dico, se qualcuno questa cosa non la sapeva, adesso la sa. Perché ho detto che forse il mio pezzo potrebbe non andare in onda? Perché la scaletta delle Iene è molto variabile. Siccome le Iene è l'ultimo programma della TV italiana che in qualche modo gioca una partita contro gli altri programmi e quindi contro le interruzioni pubblicitarie degli altri canali, i servizi sono tagliati precisamente a dei minuti, a dei secondi tali per potersi incastrare in questi ritagli di tempo, alcune volte proprio per riprogrammare la scaletta nel corso della puntata, un servizio non si incastra più come prima e quindi viene spostato alla puntata dopo. È una cosa che viene scritta, che succede un po' a tutti noi. Ovviamente cerchiamo di ridurre lo spazio perché questo accada. Quando siamo fortunati non succede. Ma può sempre capitare. Le Iene vanno in onda sempre durante le partite. Incredibile. No, non è incredibile. È che noi siamo il programma che Mediaset usa tutte le serate in cui c'è un ostacolo importante da superare. Cioè, noi siamo quelli che spingono la carretta, per intenderci. Quindi, dove c'è una serata difficile, Mediaset ci mette le Iene perché sa che in qualche modo possiamo provare a combattere nella trincea. Come si permettono a spostare i miei servizi? Mirella, se fosse solo lo spostamento. Comunque le licenze sono tante, io subisco come è giusto che sia per chiunque, per qualunque operaio come me. Ecco. Perché Chico Forti vieta di pubblicare gli atti del processo? Guntank, non esiste che Chico Forti. Tu hai gli atti del processo, pubblicali, non ti può fare un cazzo. Se qualcuno, io sono ad esempio per pubblicare tutto il fascicolo che riguarda la strage di Erba, sto iniziando, siccome è un lavoro molto, i documenti sono tanti, ci sono dati sensibili, adesso bisogna censurare tutte le parti che contengono dati sensibili, è un lavoro immane, io ho iniziato a farlo, ho registrato da tanti anni, io ho registrato un dominio che è stragedierba.info, se c'è qualcuno su TikTok o su Twitch che vuole aiutarmi a realizzare un sito interattivo con tutta la storia, si faccia avanti, mi scriva in privato a titolo per adesso gratuito, poi troverò un modo per compensare questo tipo di lavoro, mi faccio venire in mente un'idea dalla quale una sponsorizzazione, diciamo una partnership per in qualche modo ristorare del costo, però mi serve uno molto molto bravo per fare una roba che abbia uno standing internazionale. Quindi se c'è qualcuno tra di voi che è bravo, non so con quale linguaggio di programmazione, se è Python, non so, HTML5, non lo so, ma che ha voglia di farlo, io il dominio è già registrato, stragedierba.info, ci carichiamo tutta questa roba, ma dobbiamo fare, ripeto, qualcosa dal punto di vista grafico e dell'impatto visivo, sia da desktop che da mobile, outstanding. Sul genio della lampada sono la classe italiana media che gli piace informarsi e fare domanda. A proposito di cosa, Dark? Eh sì, no, perché le riflessioni banali sono quelle
che spesso bisogna formulare. Michele Cirulli, oltre la Lucarelli, chi sono i migliori in Italia? Ma io credo che una volta che hai citato la Lucarelli ci possiamo fermare là. Cioè, non andiamo oltre, ragazzi, perché abbiamo toccato una vetta, ma una vetta proprio di letteratura, di giornalismo, di spettacolo, intrattenimento, TV, cioè è proprio un concentrato di professionalità, diciamo, non eclettiche, è proprio versatilità, non è eclettismo, è proprio di più, che è strabiliante, quindi non andiamo. Dai, un giorno ci saranno borse di studio, scuole di giornalismo dedicate a lei, premi giornalistici dedicati a lei, non ho dubbi. Cioè, tra 3 generazioni ci sarà il premio Lucarelli. Come dice Cruciani, e sti gran cazzi, bravissimo, è bravissimo. Lo dico anche io, comunque è un portento, è comunque il personaggio. Devo dire, dopo tutti questi anni, devo dire che è un porte. Cosa penso del caso Gianbruno? Ah, che domandona. Te lo dico che cosa penso del caso Gianbruno. Penso questo, che è stato crocifisso per delle uscite assolutamente sgradevoli, assolutamente improprie, ma lavoro alle Iene e quindi non posso utilizzare un metro, che è quello del lavoro che viene fatto nel mio programma. Qualche tempo fa, alle Iene, in un strepitoso servizio di Roberta Rei, avevamo denunciato che un giornalista di un importante quotidiano italiano, del quale non abbiamo fatto il nome, tra parentesi, l'importante quotidiano italiano lo ha mandato a casa, questo signore, aveva promesso a una donna che c'ha un OnlyFans, eccetera, di realizzare un'intervista a lei dedicata e in cambio si sarebbe dovuta spogliare. E noi abbiamo Roberta beccato lui che si era completamente denudato, gli mancava solo che se lo prendesse in mano e se lo menasse, ok? Finché non è spuntata Roberta che gli ha detto: "Ciao collega! Ah, ma voi siete quelli di questi giornali che fanno la morale alle Iene, che ci insegnano il mestiere, che ci spiegano che cos'è giornalismo e cosa non è giornalismo". Bene, di questo giornalista tutta la stampa italiana non si è interessata, non ha fatto grandi investigazioni per capire cosa è successo, chi era, quali misure ha adottato il suo giornale. No? Mi spiego? Quindi se mi dici che cosa ne pensi di Gianbruno, penso di Gianbruno che se io fossi stato il compagno della Presidente del Consiglio, di sicuro non mi vedresti qui su TikTok, su Twitch. Se avessi avuto un programma per il quale andavo in video, non mi avresti più visto in video. Mi sarei congedato dal mio pubblico. Avrei detto ai telespettatori: signori, ci vediamo tra un po'. Io vado un po' in panchina. Perché mia moglie, la mia compagna, adesso ha un incarico di governo rilevante. Però capisco che non tutti hanno la mia sensibilità. Lui questa sensibilità non l'ha avuta, ha deciso di andare in video. Se vai in video, devi comportarti in un certo modo, sia davanti alle telecamere, e non è totale. Disastro totale. Ci sono fasi della vita di ciascuno di noi in cui siamo un po' più annebbiati, quindi non ci rendiamo conto, ci rendiamo conto sempre quando prendiamo la padellata in faccia. Credo che questo sia il caso di Andrea Gianbruno, al quale comunque al quale mando un abbraccio perché sicuramente sta vivendo un momento strano. Poi dico penso anche quello che ha scritto Gaia Tortora, che se domani ci mettiamo a guardare i fuori onda di tutti i programmi, di tutti i conduttori televisivi, tutti i conduttori televisivi, beh, resta un po' di deserto in TV. Dico questo e non dico più niente. Michele Cirulli, il Trisom è stato censurato da Twitch. Secondo te alla fine il Trisom lo ha fatto? Non lo so. Se lo ha fatto, beato lui. Ok? Sì, ma non fare il moralista, Dark Nerd, la vergogna, un briciolo di vergogna. Non ha ver Io, il moralismo a me non piace. Voi che lavorate in TV sapete che i microfoni sono spesso accesi nelle pause. Brando, ti dico di più. Ti dico di più. Chiunque lavora a Mediaset,
in uno studio che va in diretta, sa che c'è la bassa, la cosiddetta bassa, che è la trasmissione del segnale dello studio che è Striscia la Notizia. Il core business di Striscia la Notizia negli anni, una delle sue cifre è stata quella di raccogliere a strascico la bassa di tutti gli studi e poi dove c'era qualcosa di divertente nel tempo mandarlo in onda. Cioè, Emilio Fede, ve lo ricordate? Emilio? E quella come lo prende? Lo prende alla bassa, che va in onda su tutte le TV dentro Mediaset, capito? Cioè, se tu scanali all'interno delle redazioni, oltre i canali che sono Rai 1, Rai 2, la 7, eccetera, a un certo punto partono i canali della bassa e chiunque li può vedere. Motivo per cui ci si comporta in un certo modo in studio. Cioè, questo non significa che ogni tanto può entrare il nervosismo, c'è quello che sbrocca, quello che dice una parolaccia di troppo, per carità, ma lì, diciamo, c'era un toolkit completo. Il ruolo di Mediaset è delicato per il governo, lo è meno. Ecco, invece tutto il retropensiero sul ruolo di Mediaset, il governo, influenza, l'influenza, tutte cazzate, perché la libertà di cui gode un programma come Striscia la Notizia, che è la stessa di cui gode un programma come Le Iene, non è mai, mai in alcun modo messa in discussione da attività dell'editore. Quindi toglietevi dalla testa l'idea che Pier Silvio Berlusconi o i dirigenti che agiscono in nome suo nella vita passino il tempo a cercare di censurare le trasmissioni del network. Comunque, sì, Silvia, sono d'accordo con te. Sul report che è successo, niente, sul report è andata in onda un'inchiesta che ha evidenziato che quelli che rivendicano una parte dell'eredità di Berlusconi alla Colombia sono dei truffatori, diciamo. Questo è emerso. Poi sono un po' appassionati al vintage, non so quanti altri servizi si potranno fare sulla buon'anima di Silvio Berlusconi, però di sicuro paga in termini di ascolti. Comunque, che pensi di Saviano che la Rai ha censurato Inside? Ma penso che Saviano sia pieno di spazi dove non credo che abbia subito una censura, credo che la Rai, essendo un'azienda che è controllata dal governo, ha dei cicli e c'è un ciclo di Saviano che durava da circa 15 anni che forse si è ridimensionato. Pure prima, diciamo, il partito che non vinceva le elezioni continuava a influenzare la Rai, quindi non mi scandalizzo quando un programma viene aperto, chiuso, dato o non dato. Di sicuro non la chiamerei censura. Perché io di questi censurati che sono ovunque in TV e sui giornali, al cinema, in libreria, ho un po' le palle piene di tutti questi censurati che dove ti giri giri li vedi, tipo Orsini, adesso quest'altra sedicente ambasciatrice, come si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, comunque la bionda che va in perversa in televisione adesso si lamenta di essere censurata. Dai. Chiudiamo questa diretta perché tra un'ora ci sono le Iene, quindi vi preparate, vi mangiate la vostra cenetta con calma, così poi vedete la nostra puntata e ve la facciamo digerire, ve la facciamo digerire. Fazio che fa scoldi record non testimonia la fragilità della Rai, testimonia la coglioneria dei dirigenti Rai, sicuramente, ma sicuramente. È chiaro che se tu fai andare via Fazio hai un'idea del business, del tuo business, che è un po' fuorviata. Ma guarda, era più facile che venisse a Mediaset a questo punto, Fazio. Cioè, per farti intendere, una cosa che funziona, e Mediaset se la prende. Bianca Berlinguer funzionava e per Silvio Berlusconi le dice: vieni qua. Quando Bianca Berlinguer capisce che la Rai, cioè, quasi gli fa un favore per andare in onda. Quindi è suicida questa mossa perché continua a essere applicate delle logiche che sono sbagliate, ma ti dirò di più, io sono certo che non è la Meloni che dice non rinnovate il contratto di Fazio. Io sono certo di questa cosa. Vogliono compiacere, quindi peggio i dirigenti e la politica, perché ci sarà sicuramente qualcuno che sarà andato dalla Meloni e gli ha visto? Hai visto? Non c'è più Fazio. A parte che poi tutto sto danno fatto da Fazio al governo
Io non. Questa idea che la TV favorisca, cioè che la TV porti o tolga voti, è una grande sciocchezza. La TV ha un'influenza, può polarizzare, cioè può estremizzare, può dividere, ok? Ma divide nel senso che rafforza delle convinzioni di partenza. Cioè, se tu la Meloni non la volevi votare, poi ti vedi Fazio e sei più rafforzato nel tuo convincimento di non votarla. Se tu volevi votare il centrodestra e vedi Fazio, ti convinci nel tuo rafforzamento di votare centrodestra. Questo è un fatto. Questo è un fatto, cioè non me lo toglie, è incontrovertibile, perché altrimenti non si spiega come ha fatto Berlusconi a vincere le elezioni, non nel 94, dove c'è stato uno spiegamento di forze anche mediatico, di Mediaset, di Fininvest all'epoca, ma quelle dopo, quando, non voglio dirti che non contava un cazzo Berlusconi in azienda, ma non c'era questo schieramento, questo tamburo battente, e comunque dall'altra parte c'era un network molto più sofisticato, che era radio, TV, giornali. All'epoca Mediaset c'era solo una radio, e i giornali di centrodestra all'epoca erano 2/3, che non avevano la diffusione di Corriere della Sera, direttore Paolo Mieli, che nel 2006 fa un editoriale in cui dice bisogna votare Prodi, e Repubblica. Non avevano questa portata i giornali di destra, quindi questa idea che la TV sposta i voti, non sono d'accordo. Michele Cirulli, sono d'accordo con chi reputa satira i pezzi di Tizzetto e Crozza, non è satira. Non siamo d'accordissimo. Crozza è un grandissimo imitatore e caricaturista. Ci sono dei passaggi nei suoi testi che hanno uno sfondo satirico, però la satira è qualcosa di un po' più punchy, ok? Lì c'è. Diciamo, se io fossi il presidente del consiglio e la mia imitazione fatta mi facesse ridere, mi compiacesse, no, mi deve fare incazzare. Ecco, se mi fa incazzare è una satira in senso stretto. Se mi faccio anch'io una risata, poi io magari ho un grande senso dell'umorismo e anche una satira fatta. Cioè, devo dire che la satira ti deve lasciare, ti fa ridere. E poi ti deve lasciare una grande amarezza in bocca, cioè il sapore deve essere amaro. Se invece ti fa ridere, magari qualche volta ti fa incazzare perché la caricatura è un po' eccessiva, ma poi passa, non è satira. Questa è un po' la mia idea, eh? Questa è la mia idea. Brando, sono d'accordo con te. Ora dirti che Crozza come scopo quello di compiacere, no. Ah, fa il suo show, fa il suo spettacolo, che è uno spettacolo estremamente godibile, molto divertente. Lui è un artista che ha delle capacità, un trasformista clamoroso. Guarda un minuto, guarda 5 minuti di Calenda parlare in televisione, la settimana dopo ti fa mezz'ora di imitazione di Calenda, attraverso la quale interpreta i principali tratti del suo carattere. Quindi questo è un talento. Mi dici, è una satira che George Carlin? No, no. No, però funziona. Ragazzi, ci vediamo alle 21:10 alle Iene. Vero K mi ha scritto su Instagram, leggerò. Non ci hanno censurati qui su TikTok, per fortuna, il che significa che potrò riutilizzare lo strumento della live. Ci vediamo tra una settimana, eh. Io adesso, se riesco, ogni martedì più o meno a quest'ora, tra le 18 e le 20, tra le 17 e le 20, ci vediamo presto. Alla prossima. Per chi può, cerco di fare un annuncio un po' prima, perché ogni volta lo faccio poco tempo prima. Disattivare live a pagamento, clicca le tre linee, poi strumenti per i creator, tocca a te, clicca i tre puntini in alto a destra, togli la spunta sul mouse, disattivare. Ma stai parlando di TikTok? No, ma qui su TikTok, Shari, è il tema dei commenti, cioè non possono commentare, io volevo i commenti. Però il fatto che non si possa commentare su TikTok, qualcuno, io non ce li ho i tre puntini, ah, i tre puntini. Ah, cazzo. No, ma io se vado sui tre puntini e faccio impostazioni,
e faccio impostazioni sui commenti, consenti i commenti, è acceso. Non è disattivato, né mi dice solo disattiva solo abbonati, hai capito? Però magari qualcuno che era qui su TikTok per commentare è venuto su Twitch, twitch.tv Antonino slash ok. No, ragazzi, non c'è. Su iOS non è così, mi sa, eh. Clicca le tre linee. E io già non ho le tre linee. Cioè, io non ho le tre linee, ho i tre puntini. Hai capito? No, 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 no. Non. Michele, meno persone. È indifferente, ma ti ho detto, non c'è questa impostazione. Guarda, io adesso sto commentando. Non mi fa togliere. Lascia rimutati quelli di TikTok. Aspetta. Mi è girato un link di TikTok. Fammi vedere se è appropriato. Io non ho questa schermata. Questo dice come togliere abbonamento, ma io ce l'avevo anche prima abbonamento live. Allora, vedi, il tema è questo. Io abbonamento live, Shari, ce l'avevo anche prima impostato. E questa è la prima volta. Ho smanettato qualcosa per cui mi è partita con i commenti solo per abbonati. Quindi avere abbonamenti live sul profilo di TikTok ce l'ho sempre avuto, anche nelle scorse live. In questa mi ha bloccato i commenti. Comunque, ci vediamo, arrivederci. Grazie a chi ci ha seguiti anche su Facebook, grazie ai due, quanti sono diventati? Scusate, no, ci tengo a vederla questa cosa. A quanti spettatori c'erano su YouTube? Quanti spettatori c'erano su YouTube? Ah, ma poi c'ho questo computer lentissimo, 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 terribile, terribile. Cioè qua sta, cioè qua c'è una connessione maledettamente veloce. Ragazzi, sulla live, la live su YouTube ha la bellezza di 0 spettatori. Zero. Zero. Cioè non 3, 4, 15. Zero. Spaccato. Mi spiego? Ci sei ancora, quindi 1, 4 mi piace. Ah, vabbè, qualche, no, però in realtà qualche commento c'era, quindi chiedo perdono, però niente, il multistreaming non mi faceva vedere i commenti. Vabbè, dai, 4 mi piace comunque, dai. 473 iscritti, dai, un po' alla volta, un po' alla volta, ragazzi. Un po' alla volta. Quindi saluto gli amici di YouTube, gli amici di Facebook, gli amici di Twitch. Sul multistream, niente, non sono riuscito. Niente, i commenti, niente. Non li vedo. Ragazzi, vi saluto di nuovo. Ah no, c'è un minuto di inserzione pubblicitaria. C'è un minuto di inserzione pubblicitaria su Twitch, quindi ve la faccio sorbire così prendo questi lauti compensi. Con Andrea Lombardi io sono sicuro che faremo un'altra live, ma soprattutto ho chiesto ad Andrea Lombardi di essere invitato nel suo nuovo spazio, perché lui adesso ha allestito tutto uno studio nuovo a parlare del libro sulla strage di Erba. Quindi
Erba su Amazon, lo trovate già in preordine, un libro inchiesta sulla strage di Erba. Per trovarlo su Amazon e fare il pre-order in maniera tale che vi arrivi il 14 novembre, giorno dell'uscita in libreria, bisogna cercare su Amazon Erba Monteleone e trovate il libro che, pur non essendo ancora uscito, nella categoria Memorie è quarto o quinto in classifica, voglio dire. Prima è Britney Spears e noi viaggiamo tra la quarta e la quinta posizione in classifica e ancora siamo solo alla prevendita. Quindi io fossi in voi ordinerei il libro. Tony, servizio questa sera, la seconda parte del caso Simone Mattarelli. Shari Farina dà un ottimo consiglio, fronte del blog, il blog di Edoardo Montolli. Siamo tornati dalla pubblicità. Ricordatevi di fare il pre-order di Erba. Siamo 174 su TikTok, 165, oscilliamo almeno la metà. Dovete fare il pre-order del libro sulla strage di Erba. Cioè, se vi interessa l'argomento, abbiamo scritto con Francesco Priano un intero libro dedicato alla vicenda perché era il momento. Guarda che bello il cuoricino sulla testa! Era il momento di scrivere due o tre cose in fila molto chiare, perché a un certo punto basta con le cazzate. Quindi abbiamo fatto un libro, lo presentiamo venerdì 17 a Milano. Per chi sarà a Milano e vorrà venire, faccia un salto al Book City. Grazie Veronica. Tommy, certo che te lo autografo. È già disponibile la prevendita per chi non vuole scomodarsi e andare fisicamente in libreria. Arriva direttamente a casa lo stesso giorno dell'uscita. Vero K, anche a te, la presentazione di Roma ancora non l'abbiamo stabilita, ma si farà. Faremo presentazioni in tutta Italia. Preparatevi, io mi faccio il segno della croce. Grazie Brando, perché sarà dividersi tra le presentazioni e le iene, sarà molto molto complesso. Ci vediamo tra 45 minuti circa, tra 45 minuti circa su Italia 1 con le iene. Vi saluto, buona serata, ordinate il libro. Amazon, Mondadori Store, Libreria Universitaria, Epli, Feltrinelli, insomma tutte le piattaforme.